successo di pubblico e di cultura a Prato La Peligna per la settimana dedicata al padre della Divina Commedia in occasione del 750 anniversario della sua nascita. Una kermesse organizzata dalla Proloco con la collaborazione di un comitato di giovani e docenti che hanno dato vita a un fitto programma di appuntamenti ricchi di cultura, arte, musica, teatro. Nel centro Peligno sono arrivati eccellenti nomi del campo accademico come il professor Mario Cimini, Amedeo Fusco e professor Michele Rack, docente presso l'Università degli Studi di Siena, critico letterario, storico, scrittore, nonché membro della Commissione Cultura presso il Parlamento Europeo a Bruxelles. A queste eccellenti figure, spiegano gli organizzatori, abbiamo avuto l'onore di ospitare brillanti dottoresse e laureando universitarie Maria Petrella, Maria Scarano, Valentina Petrilli e Rossella Celozzi, che hanno illustrato e descritto i vari paradigmi delle multiformi personalità presenti nelle opere di Dante Alighieri. Abbiamo anche scoperto talenti nascosti come ragazzi dell'Istituto Comprensivo Tedeschi, il sorprendente maestro Amleto Ferrelli che nella cornice del Santuario della Madonna della Libera ci ha ricondotto al tempo di Dante allietandoci con la sua eccellente recita della commedia. Una settimana all'insegna anche dell'attualità che è stata riportata al tempo del padre della Divina Commedia utilizzando come proscenio la nuova Lamagna dell'Itis di Prato La Peligna e come attori gli studenti stessi che si sono mostrati attenti osservatori nonché accurati interpreti del mondo attuale e del futuro che li aspetta. Spazio è stato dato anche ai giovani talenti come Stefano Tedeschi e Rosmaria Gatta che hanno declamato brillantemente alcuni canti della Divina Commedia nella cornice di Palazzo Colella. In una settimana Prato l'ha confermato di essere un polo di attrazione culturale, ha sottolineato Franca Bianchi, presidente della locale Proloco, Salvatore Presutti e Antonio Di Cioccio del Servizio Civile. E ci sono stati soprattutto i giovani che hanno chiesto, quando soprattutto siamo andati a fare l'incontro con i giovani del polo scientifico tecnologico, hanno detto come mai voi nonostante tutto venite a raccontarci di Dante? E noi abbiamo dato delle buone motivazioni, abbiamo detto ecco Dante non è solamente quell'autore che loro utilizzano, le cui frasi vengono prese per il portale Facebook da utilizzare come profilo Facebook, ma viene utilizzato anche per riflettere, per analizzare, ecco, per avere questa visione diversa ma allo stesso modo contemporanea e attuale della realtà. È stato molto bello perché per la prima volta si è portato anche a Pratola una cultura diversa. Pratola è sempre stato un polo di attrazione per mostre, per ragazzi, per pittori, artisti di strada, però per la prima volta si è portato un autore italiano in un palazzo storico e per la prima volta dei giovani si sono cimentati con questo tema. È stato bello vedere i ragazzi delle medie e delle elementari realizzare dei lavori su Dante ed è stato bello soprattutto sabato sera vedere due giovani attori che hanno letto Dante in una maniera nuova, in una maniera più moderna. Ecco, penso che possa essere l'inizio di un grande percorso. Magari ecco, a volte occorre una sensibilizzazione maggiore, cioè insistere su certe cose, però alla fine insomma i risultati si vedono. Anche se solo presente con i suoi versi e le sue opere, Dante ha lasciato nella comunità pratolana quella volontà instancabile di conoscenza che conduce l'uomo a rimirare l'eterno spettacolo delle stelle.